benvenuti a tutti in questo nuovo video tutorial. Mostrerò come realizzare questa maxi maglia che io ho deciso di chiamare maglia costa azzurra. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della BBB linea Casba, l'ho utilizzato già tantissime volte. Questa volta ho optato per il colore 12, che è questo celeste, che trovo veramente molto estivo come colore. Per poter realizzare questa maxi maglia, che è una taglia S, ma come potete vedere mi va molto larga, io ho utilizzato 300 grammi di questo filato, lavorando sempre con l'uncinetto del 3,5. In descrizione, come sempre, vi lascerò il link al sito Incentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in tutti gli altri colori. Mi ricordo che sono tornati colori come il nero, il grigio, purtroppo il lilla è già terminato, c'è il corallo, c'è, mi sembra anche ancora l'arancione, il giallo, quindi comunque ci sono tantissimi colori, c'è anche un bellissimo verde, quindi potete sbizzarrirvi a fare questa maxi maglia nei colori che preferite. Per poterla realizzare ho usato una tecnica diversa dal solito, nel senso che sono andata a creare due pannelli, uno avanti e uno indietro, e sono andata a realizzare questo punto un po' geometrico, molto molto sfizioso, che si realizza ripetendo 4 giri. Io nel video vi faccio vedere un piccolo campione, ma non vi preoccupate, io vi dico comunque quante catenelle sono andata a montare per ognuna dei due pannelli e quanto sono andata a lavorare. Tenete presente che ogni pannello a me misura di larghezza circa 50 cm, di lunghezza circa 59 cm. Una volta fatti questi maxi pannelli, perché voi dovete fare almeno, vedete quanto è larga rispetto a me, dovete lavorare almeno 10 cm in più rispetto alla vostra misura qui davanti o dietro. Quindi io ho montato le stesse catenelle sia avanti che indietro, però montando circa un 10 cm in più, e poi, come vi ho detto, sono andata a cucire questi due pannelli. Cucendoli in che modo? Ho cucito per circa 10 cm qui sull'altezza delle spalle, dall'esterno verso l'interno, e lateralmente ho cucito per poco, in modo tale da lasciare lo scalfo aperto e anche qui sotto questa spaccatura, sia da questa parte che da quest'altra parte, per dare un maggior movimento a questa maglia. Anche lì nel video tutorial vi dico in centimetri quanto sono andata a cucire, in modo tale da farvi vedere, capire un po' come poter realizzarlo, perché è una taglia diversa dalla mia. Tenete presente comunque lo scalfo, io ho fatto 16 centimetri, per una taglia più grande dovete fare almeno penso sui 19 centimetri, per una taglia M 21-22 centimetri lasciati aperti per una taglia L. Detto ciò, spero che anche questa maglia veramente semplicissima da realizzare vi piaccia, e se lo fate, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare, oppure come sempre mi troverete poi su Instagram sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io utilizzerò il filato Casba, il colore numero 12, che è questo celeste molto molto bello. Lavoreremo creando due pannelli, uno avanti e uno indietro, e io vi farò vedere il motivo su un piccolo campione, e lavorerò con uncinetto del 3,5. In questo campione io ho montato 25 catenelle, mentre nella lavorazione vera e propria ne monterò 97. Tenete presente che il pannello deve essere abbastanza largo, quindi non dovete, se per farvi un esempio, di fianchi o di seno siete un 96, quindi 96 diviso 2 è un 32, dovete arrivare a fare centimetri a meno per 40-45, perché deve essere una maglia larga, è per questo che la facciamo a pannello. Quindi io per fare un pannello monterò 96-97 catenelle, mentre nel campione ne ho montate 25. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8 più 1, quindi andate a mettere tante catenelle tenendo presente il multiplo di 8. Alla fine dovete aggiungere una catenella che servirà per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Detto ciò, possiamo iniziare e andiamo a lavorare in questa maniera. Realizziamo 3 catenelle, che due scusate, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 1, 2, 3. Una catenella di separazione. Prendo il filo ed entro nella prima delle mie 25 catenelle e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva, una
una terza maglia alta nella catenella successiva, una catenella, salto 2 catenelle di base e quello che vado a fare lo farò per tutto il giro, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo la mia prima maglia alta. Vado nella catenella successiva, seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva, terza maglia alta. Una catenella. Prendo il filo, salto 2 catenelle e di nuovo entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle. Rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta. Catenella di separazione e come vi ho detto devo fare questo per tutto il mio primo giro. Termino il primo giro, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Una catenella, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così il primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho la seconda del gruppo di 3 maglie alte e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, quello che faccio adesso lo farò per tutto il secondo giro. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a realizzare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, catenella di separazione, vado dove ho il gruppo di 3 maglie alte, prendo il filo, entro nella seconda maglia alta e vado a realizzare una maglia alta. Catenella di separazione e di nuovo entro nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a realizzare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e devo continuare a fare questo per tutto il mio secondo giro. Vado a terminare il secondo giro entrando nell'archetto di una catenella tra le 2 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. E realizzo una maglia alta nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Vado a realizzare il mio terzo giro, quindi mi giro con la lavorazione e realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Quindi una, due, tre. Prendo il filo, entro nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione. Vado dove ho la maglia alta singola e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle.
rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione. Quello che faccio adesso, guarda, quello che facciamo per tutto il giro: salto la prima delle mie 5 maglie alte, entro nella seconda e realizzo una maglia alta, maglia alta nella maglia alta successiva, maglia alta sopra la quarta maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta singola e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro la stessa maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione e di nuovo salto la prima delle 5 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare la mia prima maglia alta, maglia alta sopra la seconda maglia alta, ma scusate, sopra la terza maglia alta, maglia alta sopra la quarta maglia alta, per un totale di 3 maglie alte. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Faccio questo quindi per tutto il terzo giro, catenella di separazione, concludo il mio terzo giro saltando le prime 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro. Quarto e ultimo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a realizzare 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5, catenella di separazione. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro: entro nella seconda delle 3 maglie alte, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5, catenella di separazione, vado dove ho le 3 maglie alte, entro nella seconda e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e realizzo 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5. Quindi questo è catenella di separazione, questo è quello che devo fare per tutto il mio quarto giro. Termino il quarto giro prendendo il filo, andando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e facendo una maglia alta. Quindi questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Vedete, questa è la forma che si verrà a creare, che verrà alternata. Vi faccio vedere di nuovo il primo giro, visto che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, rientro nella stessa maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e realizzo la mia prima maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo una terza maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte saltando la prima delle 5 del giro successivo, 2 e 3, catenella e di nuovo vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, una catenella, di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte, una saltando la prima delle 5 maglie alte, 2 e 3, catenella di separazione, ricordate di entrare nella terza catenella una maglia alta
catenella di separazione, rientriamo un'altra maglia alta. Quindi questi sono i 4 giri che andremo sempre a ripetere. Vi ho fatto rivedere anche come fare il primo. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo, contando sempre i 4 giri, e poi andremo a fare lo stesso pannello, quindi rimontando sempre lo stesso numero di maglie e facendo lo stesso numero di motivi in altezza, e poi vi farò vedere come andare a cucire questi due pannelli. Allora, io ho terminato il mio primo rettangolo, ho ripetuto i giri per i motivi per 11 volte, quindi 4 giri per 11 volte, e poi sono andata a ripetere i primi 2 giri, e come lunghezza per me ci siamo. Adesso andrò a fare un altro rettangolo uguale e poi li andremo a cucire. Ho terminato anche il secondo pannello e sono andata a cucirli. Per poterli cucire, cucito qui in alto, ho cucito 10 cm dall'esterno verso l'interno per creare lo scollo e le mie spalle, mentre per quanto riguarda la parte laterale io ho 59 cm. Ho lasciato scoperto per gli scalfi qui 16 centimetri, quindi ripeto, io da qui a qui ho 59 centimetri, ho lasciato scoperto qui 16 centimetri e sono andata poi a cucire per circa 29 centimetri, lasciando uno spacco laterale qui aperto, e ho fatto naturalmente la stessa cosa anche di quest'altro lato: 16 centimetri aperto, ho cucito per 29, ho lasciato quindi lo spacco laterale. Adesso devo soltanto togliere tutti i fili e la mia maglia sarà terminata.